La scelta è nata dal fatto dal rendersi conto che le donne là sono in uno stato di quasi di schiavitù rispetto agli uomini, compagni, mariti, anche fratelli, padri, spesso sono picchiate, ma soprattutto psicologicamente sono succubi, devono rendere conto di tutto. E quindi abbiamo pensato con le consorelle della mia comunità di creare una microimpresa per fornire una fonte di reddito a queste signore, perché supponiamo che l'autonomia di una persona passa anche, o forse soprattutto, l'autonomia economica. Dopo aver pensato varie cose, sognato molte cose, ci siamo soffermate sul fatto che nel quartiere quasi nessuno ha lavatrici. Molte donne lavano a mano con molti figli. Premettere che lì non c'è neanche l'acqua calda, quindi è molto difficile, no? Quindi abbiamo deciso di comprare delle lavatrici e le persone possono andare a lavare a ore, con un prezzo molto favorevole, e quindi le signore proprietarie, perché sono le proprietarie di questa lavanderia, lavano le cose in lavatrice e poi le restituiscono ai clienti. Inoltre, perché abbiamo pensato che era importante per loro avere uno spazio loro, anziché prendere in affitto un negozio, abbiamo preso una casa, la casa che è il loro spazio. In una stanza c'è la lavanderia, in un'altra c'è una vendita di abbigliamento usato e soprattutto l'abbigliamento che saltuariamente possiamo portare dall'Europa si vende moltissimo. Noi abbiamo dato a queste signore 3 milioni di pesos, che sono 1.500 euro circa. È una donazione che hanno fatto a noi. Noi abbiamo detto alle signore che è un prestito, perché purtroppo anche lì a volte c'è la mentalità assistenzialistica, per cui ci è sembrato giusto chiedere alle signore, senza fretta, senza interessi, che col tempo restituissero almeno parte di questa somma per poterla reinvestire per altre signore, per altre persone, per altri progetti. Ci sono due reazioni, perché da una parte c'è una forma di invidia verso queste signore, d'altra parte invece ci sono persone molto contente. Poi c'è la reazione dei mariti, dei compagni, che diciamo non è molto di molta contentezza, perché sentono che le donne stanno acquisendo autonomia, che non sono più dipendenti da loro, e questo loro li disturba molto. A volte vengono anche sotto casa delle suore a minacciare, a dirci avete rovinato il matrimonio, e ci hanno pure ragione, perché noi abbiamo rovinato un tipo di matrimonio basato sulla violenza e sulla disparità. Quindi dal loro punto di vista potremmo dire che hanno ragione, ma noi siamo ben contenti di averlo, rovinato. Comunque, rispetto a questa microimpresa che loro hanno voluto chiamare Nuevos Horizontes, Nuovi Orizzonti, ci tengo a dire che è completamente loro, se la gestiscono loro, e ci siamo ancora quando ero lì, sono 2 mesi fa, affiliati a un'associazione di solidarietà che si chiama Rede Sol, Rete di Economia Solidale, dove ci si aiuta l'un l'altro nelle varie zone di Medellin. Ci sono delle microimprese, si incontrano, discutono, poi c'è qualcuno che fa formazione, si confrontano, poi ci si aiuta, perché in altri quartieri magari noi possiamo portare l'abbigliamento da vendere e noi prendiamo ad esempio le scarpe da una che fabbrica scarpe. C'è questa forma di aiuto e di formazione.